Delineare prassi operative virtuose tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel percorso di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e i minori, attraverso la creazione di una rete territoriale interistituzionale in grado di garantire tutela e assistenza qualificata. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa che sarà firmato il prossimo 25 novembre alle 11:30 presso la sala consiliare del Comune di Sulmona, nel corso dell'evento organizzato dalla Horizon Service nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Alla cerimonia, oltre alla Horizon promotrice della redazione del documento, partecipano il Comune di Sulmona, il Comune di Castel di Sangro, l'azienda ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, il Tribunale di Sulmona, la Procura della Repubblica, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, le forze dell'ordine, l'Associazione di Promozione Sociale, la Ninfea. Tanto si è parlato di questo argomento anche nelle piazze della città, grazie alla nostra raccolta di opinioni. Questa è del 2017. In pratica, personalmente e sinceramente dico che bisogna in pratica invitare le donne a denunciare questi, diciamo, questi uomini, e denunciare questi episodi con coraggio e consapevolezza. E quindi cercare il con coraggio soprattutto. Ma questo no, il fatto è che non si ha né pazienza né rispetto delle persone. Io credo che la mancanza di rispetto porti a pretendere delle cose al punto da usare violenza. Ingiustificata nella maniera più assoluta, gratuita, veramente un atto delinquenziale. Le donne vanno solo adorate. La violenza non si accetta nei confronti di nessuno, soprattutto nei confronti delle donne, dei bambini e delle persone deboli. Non riesco a capirla, io non riesco a concepirla, la violenza sulle donne, anzi, sono generatrici di vita, il massimo della bellezza che l'umanità ci ha fornito, per cui non la riesco a capire proprio. È una forma di debolezza, secondo me, degli uomini che attuano questa barbarie. Beh, bastasse una tisana per risolvere la situazione. Purtroppo Magari. no, eh? No, purtroppo non basta una tisana, Andrea, non basta proprio. È un fatto proprio di. Ci sono sempre state le violenze sulle donne, però, eh. Cioè, soltanto che oggi, probabilmente è proprio come dice lui, è una forma di debolezza.